E benvenuto a Prospettive di Sabri. Oggi parleremo dell'ultimo fiore della paura, Red Chestnut. In italiano lo chiamiamo l'ippocastano rosso. È stato scoperto da Edward Buck come 33esimo fiore in ordine cronologico. Fa parte quindi dei 19 assistenti e lo ricaviamo con il metodo della bollitura. Red Chestnut è l'eccessiva preoccupazione per gli altri. Diciamo che questo individuo vive proprio con il motto «La vita è un pericolo, stai attento». Quindi è un po' il fiore, io lo chiamo, delle mamme, nel senso che questa eccessiva preoccupazione perché accada qualcosa ai figli, alle persone amate, ai propri cari, diventa talmente tanta da iniziare ad avere uno stato di ansia e di inquietudine quando qualcuno a cui noi teniamo particolarmente compie delle determinate azioni quotidiane. L'altra persona ovviamente si sente soffocata da queste immense attenzioni continue, si sente proprio assillato. E la persona Red Chestnut non si rende conto del fatto che non è una paura introiettata su di lei, ma è proiettata fuori. Siamo all'esterno, siamo proprio in un'eccessiva preoccupazione per ciò che potrebbe accadere. Vediamo il mondo come un pericolo, come un continue disgrazie e quindi siamo in continua agitazione per gli altri. Prendendo e assumendo questo fiore ovviamente ritroviamo una pace interiore, ritroviamo finalmente la centratura e la capacità di prenderci cura di noi stessi in prima persona. Perché quando siamo in squilibrio, il fatto di prestare tanta attenzione agli altri ci distoglie completamente dalla nostra vita. Quindi diciamo che l'ippocastano rosso può veramente aiutare tutte quelle persone che sentono che si preoccupano troppo per tutti gli altri, per le persone amate in particolare, proprio per riuscire ad avere una capacità di discernere e di fidarsi anche delle decisioni che prendono le altre persone, stando un po' da parte in serenità, in tranquillità e con un senso proprio di fiducia sulla capacità di scelta delle persone a cui noi teniamo. Se ti fa piacere, adesso andremo a fare dei piccoli inserimenti, essendo io una naturopata e un'insegnante di Theta Healing, dove appunto riceveremo questa energia nel nostro campo energetico. Quindi andiamo proprio a chiedere alla fonte di far sì che nel nostro campo energetico sappiamo cosa si sente e cosa si prova a nutrirsi veramente di un senso profondo di discernimento tra quelle che sono le paure reali che possono incorrere le altre persone e quella che è la verità più alta. Posso? Andiamo poi a chiedere alla fonte, se avete piacere, di farci sentire sempre in pace, indipendentemente dalle decisioni, dalle scelte delle altre persone, soprattutto quelle amate. Se avete piacere dite sì. E per ultimo portiamo l'attenzione a noi, quindi chiediamo alla fonte, all'energia creatrice, di insegnarci come ci si sente e cosa si prova a prenderci cura di noi stessi, ad amarci e soprattutto a sentire che nel momento che noi siamo in equilibrio e in pace con noi possono succedere cose meravigliose, lasciando proprio sciogliere queste eccessive preoccupazioni che le mandiamo alla luce, questi sentimenti di bassa frequenza, in modo da ripulirci proprio a livello mentale di queste spiacevoli forme pensiero che ci fanno magari appunto preoccupare per i nostri figli e per le persone amate, riportando l'attenzione e il centro a noi stessi e comprendendo anche l'importanza di come quando noi stiamo bene con noi, anche tutto il mondo intorno a noi prende come energia, no? Da questo grande senso di benessere e che possiamo essere veramente il fulcro, il centro
di un'energia positiva e costruttiva per gli altri, per le persone che ci circondano. Mi piacerebbe quindi sapere dal punto di vista dell'energia creatrice come ci si sente a essere fonte di ispirazione per gli altri, per sentirsi bene e in pace con se stessi. Se ti sono piaciuti questi inserimenti, rispondi sì nei commenti e mi farebbe piacere sapere se ti è piaciuto questo video, se hai delle domande per approfondire e ci vediamo con la ricetta nei prossimi giorni per le persone che soffrono di questa preoccupazione eccessiva per gli altri e prossima settimana partiamo con un nuovo gruppo. Resta sintonizzato. Grazie.